300 operatori sanitari precari della sanità, molti di loro assunti in piena pandemia, rischiano il prossimo 31 dicembre di vedere interrotto il loro impiego all'ospedale di Salerno. I contratti di lavoro sono in scadenza e ad oggi la direzione generale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno ancora non si è pronunciata in merito ad una possibile proroga. Urgono risposte immediate nella gestione del personale sanitario dell'ospedale di via San Leonardo, a dirlo questa mattina la Federazione dei lavoratori della funzione pubblica della CGIL, che con il segretario generale Antonio Capezzuto, i precari, infermieri e OSS hanno tenuto una mobilitazione per il rinnovo dei contratti a tempo determinato e co-co-co all'ingresso della palazzina amministrativa dell'ospedale Ruggi. Negli ultimi mesi hanno lasciato l'azienda più di 80 infermieri e 40 OSS e nelle ultime settimane sono decine gli operatori che stanno accettando proposte di lavoro di altre aziende sanitarie italiane, considerate le mancate rassicurazioni del Ruggi sul rinnovo del contratto dopo il 31 dicembre. Pericolo è che al 31 dicembre di quest'anno 300 operatori sanitari possono andare via. Non ci sono ancora notizie sulla loro proroga del contratto. Questi sono tutti lavoratori assunti a partire da marzo 2020, quindi sono stati lanciati in prima linea, molto spesso alcuni di loro anche alla prima esperienza. Noi pensiamo che non possa essere sprecata un'opportunità per il nostro territorio. Questi lavoratori hanno bisogno della proroga del contratto per poi poter arrivare al 30 giugno 2022, perché la novità di quest'anno è che nella legge di stabilità c'è la possibilità di stabilizzare i precari che hanno 18 mesi al 30 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2023. Risposte non ne sono arrivate, da questa azienda non arriva nessuna risposta rassicurante, e questo cosa sta comportando? Sta comportando che molti lavoratori stanno accettando offerte più appetibili in altri luoghi d'Italia. Abbiamo perso 80 infermieri e 40 OSS soltanto negli ultimi 3 mesi. Il rischio qual è? Il rischio è proprio di chiudere le strutture, perché questi lavoratori sono in sostituzione di tutti coloro che sono andati via, coprono una carenza personale che è endemica, quindi se noi al 1° gennaio non ci trovassimo più con 300 operatori saremmo in condizione di non garantire l'EA. È una situazione l'azienda molto ad oggi ha dato segnali che non vuole fare proroghe, perché siete qui stamattina? L'azienda non ha dato ancora risposte, ogni giorno di ritardo significa ognuno di loro potrà scegliere un'altra strada e quindi andare via. Stamattina una lavoratrice ci ha detto che forse dovrà accettare una proposta al nord Italia, quindi significa che se non c'è una prospettiva di contratto molte persone vanno via. Stiamo continuando a depauperare un territorio e a dire ai nostri giovani che devono andare via, e questo non è possibile. La grave carenza di personale sta mettendo seriamente a rischio la garanzia dei LEA, considerate anche le continue e numerose segnalazioni che pervengono dai coordinatori dei reparti del presidio salernitano, che lamentano il mancato reclutamento di nuovo personale per sopperire alle fuoriuscite. La funzione pubblica della CGIL di Salerno è pronta a dichiarare lo stato di agitazione di tutto il personale se la direzione strategica non assumerà immediate iniziative, a partire dalla proroga dei contratti di tutti gli operatori sanitari a tempo determinato e co-co-co. La mobilitazione di oggi non ha solo lo scopo di difendere dei lavoratori che hanno dato il loro contributo in un periodo di particolare gravità per il nostro Paese, ma ha anche lo scopo di continuare ad assicurare ai cittadini salernitani la possibilità di usufruire dei servizi e dell'assistenza dell'azienda ospedaliera. I cittadini che ascoltano questo servizio devono sapere che intere strutture in questa azienda si reggono sui precari. Vi faccio un esempio su tutti, ma potrei farvene tanti altri. Il laboratorio dove si eseguono i tamponi molecolari per il Covid ha tutti i tecnici a tempo determinato eccetto uno. I biologi che vi lavorano sono quasi tutti per emergenza Covid. Vogliamo chiudere il laboratorio dove si eseguono i tamponi? E non ci vengono a dire che sono in corso i concorsi. Il concorso dei tecnici è stato bandito a febbraio 2019 e non è ancora arrivato a conclusione, e anche qualora arrivasse a conclusione nei prossimi mesi ci sarà bisogno di addestramento e di formazione per i nuovi arrivati. Questo vale per il trasfusionale, vale per l'anatomia patologica, per il laboratorio analisi, che riescono a garantire i turni H24 solo ed esclusivamente perché ci sono lavoratori a tempo determinato che contribuiscono.